Partiamo con la rosolatura del nostro scalogno, olio e scalogno. Scalogno cos'è esattamente? È simile a una cipolla, un cipollotto. Olio e scalogno. Una cipolla normale pure? Oppure si può usare tranquillamente una classica cipolla bianca. Facciamo sì che rosoli leggermente facciamo sì che rosoli un attimino con un filo d'olio extravergine d'oliva, giusto qualche secondino. Nel momento in cui vediamo che inizia a prendere colore, prendiamo il nostro fondo di crostacei e fava di cacao. Andiamo a smorzare un attimino il nostro fondo di scalogno. Lo portiamo a ebollizione per qualche secondino. Il gusto quale sarebbe in questo momento? Il gusto è un gusto delicato, ma nello stesso tempo deciso, in quanto abbiamo la forza della fava di cacao e la delicatezza che ci dà il crostaceo, che in questo caso è lo scampo. Nel momento in cui ha preso il colore, come vediamo, ci aggiungiamo qualche pomodorino confit, ossia un pomodorino passato in forno a 85 gradi centigradi per 50 minuti. Nel frattempo possiamo procedere con la cottura del tagliolino al cacao. Lo immergiamo in abbondante acqua bollente, salata. Gli diamo circa 6 minuti di cottura. Ma non è dolce questa pasta, giusto? No. Il cacao è amaro. Sì. È la classica pasta all'uovo come ricetta base. Poi la cosa bella della cucina è che comunque non ha limiti, no? non ha fine. E con un po' di inventiva e tecnica possiamo divertirci come vogliamo. All'interno del tagliolino, ad esempio, ci si può aggiungere delle erbe come della mentuccia, dell'aneto, che comunque hanno un ottimo connubio con il cacao. E ovviamente la menta pure. Dici. La mentuccia è comunque una nostra erba delle nostre terre, lega molto bene sia con il cacao che con lo scampo, quindi possiamo personalizzarlo come vogliamo.